Siamo a Sacile con Alessandro Guidi, vecchia conoscenza per gli amici di Conegliano per quanto riguarda appunto il basket. In questo caso sei come responsabile, come allenatore federale, e qui c'è un collegiale che si sta muovendo con ragazzine di giovane età da vedere e da conoscere per quanto riguarda soprattutto la regione Friuli. Ma noi siamo qui per parlare anche di una cosa più importante, almeno per quanto riguarda il fine e lo scopo, questa giornata per Fede che ti chiederei di inquadrare. Ma allora purtroppo stiamo parlando di un caso di un ragazzo ex giocatore ed ex allenatore anche di buonissimo livello, di alto livello, che è stato colpito dalla SLA, gli è stata riscontrata più o meno nel mese di settembre, una situazione abbastanza complessa, padre di due ragazzini molto piccoli, e questo è un aggravante ulteriore se non bastasse la prima cosa. E proprio perché il mondo della pallacanestro, ma il mondo dello sport in generale, ha voluto rendergli merito di tutto quello che lui ha dato al nostro sport e allo sport in genere, i due comitati regionali che lui ha vissuto di più, quello dove è nato, quindi il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto, grazie ai due presidenti, avvocato Adami e dottor Nardi, hanno scelto di fare insieme una giornata nella quale mettiamo una contro l'altra, per modo di dire, le due regioni. Ci saranno due amichevoli, una femminile e una maschile, a partire dalle 16:15 con le ragazze, alle 18:15 i maschi nati nel 2010 e nate nel 2010. E poi seguirà una tavola rotonda di altissimo livello per quel che riguarda proprio il settore giovanile, e qui devo ringraziare anche il presidente Petrucci, il direttore generale del settore squadre nazionali, Salvatore Trainotti, che hanno messo a disposizione non solo Giovanni Lucchesi, che è penso il personaggio in assoluto della pallacanestro femminile giovanile, oltre che responsabile di tutte le nazionali giovanili, ma ha dato a noi tecnici federali l'opportunità di partecipare a questa tavola rotonda, proprio perché si possa parlare di giovani, parlare di sport e di pallacanestro giovanile e cercare di fare del bene. Infatti tutti di comune accordo abbiamo pensato che i partecipanti, e speriamo siano veramente molti, anche perché il pomeriggio può risultare una cosa carina, possano poi fare, se lo reputeranno, un'offerta che verrà poi ovviamente modificata ed evoluta a Federico e alla sua famiglia. Quindi ricordiamolo, 4 marzo, Conegliano, palazzetto di via Antoniazzi, perché è conosciuto come il palazzetto di via Antoniazzi, due amichevoli, una maschile e una femminile, e poi questo incontro, questa tavola rotonda dove noi partiremo con diversi nomi importanti. Sì, anche, sì, no? Direi che oltre a Giovanni Lucchesi ho avuto il piacere di risentire, di rincontrare e di riparlare con più di qualche amico, vedi Marco Mian, sì. Giocatore importante ma ormai tecnico, anche allenatore, esatto, della Rucker, che porterà le sue esperienze sia da giocatore con coppe e campionati fatti, sì, che da allenatore. Poi ci saranno Alberto Buffo, responsabile in questo momento della, oltre che della nazionale under 16 maschile, anche del settore giovanile della Reier. Ci sarà Paolo Spriso, altro allenatore di ormai lungo corso, responsabile del settore giovanile di Treviso. E poi avremo i responsabili regionali sia per il femminile, Giulia Pegoraro, che è anche lei un'ex giocatrice importante, oggi un tecnico di assoluto valore in ambito femminile, e avremo anche Valerio Salvato, altro tecnico di indubbio valore, per cui credo che ci sia una bella tavola rotonda. Noi ci auguriamo di fare il pienone, di raccogliere il più possibile, quindi il 4 marzo, lo ricordiamo, a cominciare dalla mattinata, il pomeriggio, insomma, diciamo che alle 16 saranno in campo le ragazze, quindi sì. Diciamo che è un pomeriggio un po', credo, diverso e particolare, di questo sono contento, perché Conegliano mi è rimasta comunque nel cuore, per cui è un bel posto per fare. Ci mancherebbe altro. Grazie ad Alessandro Guidi. Grazie Mirko, grazie a tutti.